Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Signori, volete capire come utilizzare Zoro King of Lucky Status all'infinito? Questo è il video che fa per voi. Signori, per far sì che il nostro Zoro abbia permanentemente il King of Lucky Status, o almeno per la gran maggior parte del game, bisogna mettere ragazzi la panchina Whitebeard Pirates. Perché l'effetto di Whitebeard Pirates, quanto capiscono sotto al 50%, incrementa gli status effect inflitti del 30%. Inchia, raga, mi stanno attraverso la roba. Comunque, signori, quindi grazie a questo effetto, quando Zoro sarà sotto il 50% di HP, quando cattura la flag, il King of Lucky Status durerà dai 20 secondi a tipo ai 24. 26, mi ricordo se era 24 o 27, e invece da 24, invece con gli attacchi normali da 10 va tipo a 14. Quindi signori, sì, cioè potenzialmente se ve la giocate bene potete farvi tutti e 3 minuti con Zoro perma King of Lucky Status e quindi non morire mai in game, a meno che non vi prendiate un recovery block. Ora ragazzi, attenzione. Nel senso, questa qua non è la mia, cioè non è una top panchina Whitebeard Pirates, perché se vorrebbe performare al massimo avrei dovuto mettere Oden Beer White livello 100, anche Marco Verde al 100, perché così almeno completavo anche lo Zon, quindi quello lì sarebbe veramente il top. Oden per dire sta salendo. Ovviamente è altra cosa sicuramente utilizzare in game un secondo personaggio che funzioni tanto con gli status, quindi non Roger. Cioè, anche il secondo PG dovrebbe avere vantaggi su questa panchina perché è veramente molto 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 specifica, ma noi stiamo andando a provare a Zoro, quindi a noi va bene così, tanto useremo soltanto lui. Signori, sono molto curioso, sono molto in live, vediamo cosa cuciniamo ragazzi, vediamo cosa siamo in grado di cucinare. Ok, allora va bene. Let's go, let him cook, bro, let him cook. Allora, connection unstable, ma te pareva, Vandai? Ma te pareva? Te pareva? Vabbè, questa me la prendo. Ok, adesso ci dura di più. Adesso ci dura di più perché siamo sotto il 50% degli HP. No, ci ha scoppiati. Ok, vabbè, vabbè. Ok. Comunque, perché in live su Twitch ha già visto cosa può cucinare Zoro con questa panchina qua. Però, ovviamente. Ma no, ma dai, vaffanculo. Anch'io potevo stare un attimo alla larga invece di buttarmi così. Ok, dai, eh. Mamma mia, quanto è buggato! Quanto è buggato, raga! Sicuramente questo connection unstable non aiuta. Raga, sto connection unstable veramente, mamma mia, mamma mia. Che non ti entrano le skill poi, ma vaffanculo Bandai. Ma vaffanculo. Sto primo match non mi è proprio piaciuto come è venuto, ma proprio per niente. Yeah.
Ok, dai. Dai, vediamo di far faville questi ultimi secondi. Primo match un po' me, raga, un po' me, dai, vediamo di riprenderci qualche. Più che altro per farvi vedere quanto può durare lo status, però con Axe Unstable anch'io ovviamente me la so giocata male, quindi vabbè, che dire. Ok, dai, dai, vediamo se la prossima la cuciniamo meglio, dai. Vediamo se la prossima la cuciniamo meglio, raga. Apprezzate l'impegno, ecco. Abbiamo due SS Snake in squadra. Speriamo che facciano qualcosa di concreto, magari. Magari, eh? Magari. Magari. Ok, dai. Dai, dai. Allora. Ah, giusto, Oden è sul recovery block. GG. GG, porca puttana, mamma mia. Mamma mia, che rosic, che rosic, raga, che rosic. Che rosic. Ok. Godo. Dai, raga, che sta entrando. Dai, che sta entrando, raga. Dai, che sta entrando. Dai, che sta entrando, raga. Dai, che sta entrando, raga. Adesso è entrato. Adesso è entrato, raga. Ci è voluto un po'. Ma adesso è entrato, raga. Adesso è entrato. Mamma mia, che spettacolo quando gli dura così tanto. Godo. Ma no, è scoppiata la S Snake? Ma dai, non ci credo. Va bene, dai. Raga, vedete cosa può combinare potenzialmente. Un po' la connessione, un po' io lo ammetto, cioè, però raga, dopo avete visto cosa ha cucinato. Vabbè, dai, raga, ci stava, ci stava. E niente, ragazzi, questo era
Zoro con White Bear Pirates. Ovviamente, ripeto, la mia panca White Bear Pirates c'è ancora molto da lavorare, però ci voglio assolutamente lavorare, cioè la voglio rendere OP perché, cioè, se può far performare Zoro come in questi ultimi minuti di match, fidatevi che può veramente dare grandissime soddisfazioni. Io spero che questo video, ragazzi, vi sia piaciuto. Mi raccomando, massimo supporto come sempre. Vi lascio qua tutti sotto i miei link, ragazzi, Instagram, Twitch, che stiamo facendo anche le live e tutto. Mi raccomando, raga, noi ci vediamo alla prossima e ciao!